contrabbandiere! È qui! Qui dentro! Che cazzo! Questo stronzo!
Attenzione! Succede laggiù. Merda. Ecco. Visto? So solo che ha portato qui la ragazzina da Pitti. Almeno si sito con il capo. Me la pagherai! Dividetevi! Porca troia! Pezzo di merda! Uno di noi due ha finito i proiettili, eh?
fare? Cosa ci fai qui dentro? Non te la lascerò prendere. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Non avvicinarti. Dico sul serio. No! Schifoso animale! Cari, chiudi il becco. Torna indietro! Detto indietro! Non puoi salvarla. Anche se la porti via, e poi... Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascolta. Puoi ancora... fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Cosa ho addosso? Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzini addirittura. È servito proprio a niente. Hanno anche... hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti.
Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutta dritta. Perfetto. Non male, vero? Sì. Perfetto. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Sì. Ehi, guarda laggiù. Ci siamo quasi. Ormai siamo vicini. Ok, ti tengo. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... lei ha detto... aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... qualunque cosa accada. Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, però... giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro.